Sono Khalil, sono un ragazzo siriano. Il 2 marzo 2020, il rettore dell'Università degli Studi di Bari, Stefano Bronzini, ha consegnato il passaporto ai titolari di protezione internazionale, European Qualification Passport for Refugee, rilasciato dal Consiglio d'Europa con il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca. 42 sono i rifugiati che hanno ottenuto il riconoscimento degli studi svolti e dei diplomi ricevuti nei paesi di provenienza. Sono 42 i titolari di protezione internazionale che hanno ottenuto il passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati ed è un'importante chance di integrazione per noi accademica, ma integrazione sociale e culturale delle persone rifugiate in Italia. Il secondo appuntamento, avevamo laureato uno o due mesi fa, un ragazzo, e adesso per fortuna siamo riusciti ad estendere la nostra offerta a questa tipologia di studenti che è molto particolare e io devo ringraziare tutto il personale dell'Università di Bari, a parte la professoressa Scardini, per l'attività che svolge. È molto duro portare avanti questi progetti, ma noi ci crediamo e vogliamo che l'Università di Bari sia un'università nel mondo e per il mondo.